proprio come capita a loro. Enzo e Monica, gli Artetica! Pronto? Pronto? Monica, ciao, sono Enzo, quello che hai conosciuto su Facebook. Sì. Ti ricordi, avevamo un appuntamento al buio nel parco? Sì, sì, sto venendo. Io sono già qua, mi riconosci perché ho un giubbino verde fluo, un cappello giallo fluo e delle scarpe arancioni. Complimenti per la sobrietà. 2 minuti arrivo. Ok, ok. Pronto, Monica? No, io sto aspettando. Non sono passati ancora i 2 minuti, sto venendo. Vabbè. Pronto, Monica? Sto venendo! Già mi sono innamorato della sua dolcezza. Gesù bambino, ti prego, fai che non è lui. Gesù bambino, sono sempre stata una brava persona, non mi fare questo a me. Chi te piva? Senti, posso sedermi qui? Io vado, vedi, vado. Senti, c'avevo un appuntamento al buio, ma mica sei tu, Enzo? Sì, sono io. Non devi scendere. Come sei bella. Non posso dire altrettanto. Infatti non mi trovo, perché nelle immagini di Facebook c'avevi la foto di un bell'uomo affascinante, maturo. Quello è mio padre. Però nelle immagini di Twitter c'avevi la foto invece di un bel ragazzo muscoloso alto. Mio fratello maggiore. Ma nelle immagini di Instagram invece c'avevi la foto di un bel ragazzo con una bellissima donna. Mio fratello minore con mia mamma. Allora a te t'hanno adottato. Sai una cosa, mi hai fatto riflettere. Anche io l'ho sempre avuto questo dubbio. Ma non è un dubbio, è una certezza. Dico io. E quindi? Allora? E dunque? Basta! Che ce li dobbiamo fare tutti quanti? Enzo, senti, sono mesi che mi persegui dal telefono, su Facebook, da vicino, mi segui, mo sto qua, dici che vuoi? Non mi aggredire, io sono timido, ho avuto un'infanzia difficile, io ho portato le scarpe ortopediche fino a 15 anni, la macchinetta fino a 18 anni e il busto fino a 20 anni. Mamma! Però perché quando sono nato ho avuto un problema. Si è sciugliata a mano ginecologa! No, sciocchina! Gesù bambino, ti prego, fai che arrivi un terremoto e la terra lo agghiotta. La terra si arrabbia e lo ciuca. Senti, sai perché ti ho portato in questo posto? No. Perché tu per me sei la bella addormentata nel bosco e sai chi sono io? Quello che mi ha fatto addormire. Allora ho capito. Chi è? Vedi, io con te faccio sul serio. Che cosa è questo? Ti ho portato un anello. Funziona così, no? Piano piano si fanno le cose. Noi non ci conosciamo neanche. Funziona che uno prima si conosce, poi si frequenta, poi passano quei 25-30 anni, se non trovo niente meglio. Vediamo. Vabbè, ma questo è un anello importante della mia bisnonna, che poi è morta, e l'anello l'ha preso la mia bisnonna, che subito dopo averlo preso è morta. E quindi l'anello l'ha preso mia nonna, che subito dopo è morta, e adesso io l'ho portata a te. Voglio ora mi la sordo! Mamma, bambino, ti prego. Senti un cattivo odore proprio. Quelli sono i giardinetti. Ma no, non sono io, sono i giardinetti, che questo qua. La vedo a signore Coccane. Sei tu? No, so che io. Puzza. Ma quale puzza? Questo è il mio profumo. No, 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 sei tu puzza. No, no, questo è il mio profumo, è acqua di giù. No, no, questo è acqua di fogna. No, no, è il mio profumo, è acqua di giù. Allora giù si è fatta sotto. Che verso? Voglio che ti alzi. Ha fatto romanzo, Susanna. Monica, ti porto il mio amore. Miet logo, povec. Ma a cosa stai pensando in questo momento? A da passare. Non hai capito, vedi io? Monica, io voglio sorprenderti. Voglio dedicarti una frase d'amore. Ma perché c'è la voce così? Perché questa... Questa è la voce dell'amore. Questa è la voce della passione.
Questa è la voce del sentimento. Ora dimmi, se questo non è amore, che cos'è? Natacrasma. Il primo appuntamento è come una partita a poker. Devi giocare bene le tue carte. Ma soprattutto, statta a corte blef.